Ciao amici, buon inizio di settimana, come va? Ho letto di una ricerca scientifica stranissima. Avete presente quei segreti inconfessabili che ci teniamo dentro e non riveliamo a nessuno? Ecco, mantenere segreti inconfessabili fa male alla salute e sembra che ogni persona nella sua vita ne abbia almeno 13, quindi uno stress tremendo. A me sembrano molti 13 segreti, voi cosa ne pensate? Io ne ho molti più di 13, praticamente vivo una vita parallela. In ogni caso, la Tufts University negli Stati Uniti ha fatto dei test e il risultato è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Journal of Experimental Psychology. In effetti, su 1000 cavie, nessuno ha potuto vantarsi di non avere nulla da nascondere. E di questi 13 segreti accumulati nel corso degli anni, addirittura 5 non li hanno mai rivelati a nessuno. Questo fatto genera ansia, stress, tensione nervosa, latente o manifesta, un senso di pesantezza interiore come se si portasse uno zaino pieno di sassi. Questa è l'immagine che hanno usato più spesso in questo test. Comunque, a pensarci bene, se facessero questo test in Italia, altro che 13 segreti, cosa ne pensate? Ma veniamo alla nostra settimana. Con il rientro al lavoro e la routine impegnatissima che abbiamo tutti, è importante non trascurare l'attività fisica, altrimenti i chili persi in estate si ripresentano con il conto. A me succede ogni estate. In tantissimi mi avete scritto di esservi trovati bene con gli esercizi di Serena, che vi ringrazia e vi fa i complimenti per i risultati. Questa settimana Serena ha preparato un workout completo per tonificarsi dappertutto. Mi hai letto nel pensiero, ne ho sempre più bisogno ovunque. Leggevo di uno studio americano secondo cui un training fatto da un fisico non allenato con troppa intensità può creare fastidi a muscoli, ossa e circolazione. Insomma, fa più male che bene. Meglio poco e spesso. Questo è il segreto per stare davvero in forma e il training di questa settimana serve proprio a questo. Grazie Simona, e gli altri video? Eccoli, ma prima mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Allora, mercoledì nel vlog voglio rispondere a chi mi chiede cosa ne penso dell'annosa questione dello zucchero. Ah, di quanto è buono e quanto non si può stare senza? Intanto scopriamo se fa bene o se fa male e poi in un prossimo video vi spiegherò come portare a termine la Mission Impossible di liberarsi dallo zucchero definitivamente, come ho fatto io. Parlando di cibo, venerdì condivido con voi una delle mie ricette preferite a base di frutta, ma in versione dolce e salata. Sarà una sorpresa, vedrete. E domenica vediamo come affrontare il rientro in ufficio senza le tipiche borse sotto gli occhi che stanno lì a ricordarci che in vacanza si stava meglio e si dormiva di più. Bene, per seguire in diretta tutti gli aggiornamenti del canale basta iscriversi con un click, così è facile, e attivate la campanella delle notifiche. Condividete questo video e noi ci vediamo presto, sempre qui sul canale di Salute Naturale, naturalmente. Ciao! Tutti gli aggiornamenti.